Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi cerchiamo di parlare un attimino di giuntoli perché comunque secondo me ci sono un pochino di novità, forse sono pazzo ma sarete voi a spiegarmelo qui sotto nei commenti al termine del video. Vi dico in realtà che mi sarebbe piaciuto parlare ancora un pochettino di quello che è accaduto ieri a Bergamo, ma non lo farò, non andrò oltre perché credo di aver già espresso determinati concetti e ho paura di annoiare, anche perché comunque il mio canale è basato sul calcio e certi argomenti secondo me sono molto importanti come forma di miglioramento, come forma di dialogo, soprattutto se siamo una forte fan base come ho la fortuna di avere io. Però ovviamente non voglio cercare di battere su tematiche che, ripeto, sono molto importanti ma non sono il focus principale del canale, è giusto parlarne. E poi spero che il messaggio che volevo lanciare sia passato. L'unica cosa che voglio dirvi, non parlatemi di politica, non fatemi passare per uno che ha voluto lanciare un messaggio politico, perché quello di ieri non era assolutamente un messaggio politico, e anzi chi mi conosce bene sa bene quanto io sia disgustato dal mondo politico. Quello di ieri era un messaggio umano, che è ben diverso. Poi a me i politici che vogliono anche strumentalizzare determinate cose fanno decisamente arrabbiare, quindi dato che ho letto questa cosa in più di un'occasione, non fate passare quello di ieri come un messaggio politico, perché era tutto tranne che quello. Nella mia anticamera del cervello quella roba lì non è nemmeno passata, ci tenevo a dirlo. Allora, giuntoli, qualche novità, perché nelle settimane scorse, e per l'esattezza prima del fischio d'inizio di Juventus-Napoli all'Allianz Stadium, Giuntoli, intervistato ai microfoni di DAZN, dice: il mio avvicinamento alla Juventus, aperte virgolette, sono indiscrezioni giornalistiche. Tra l'altro Giuntoli ha una reazione anche abbastanza bizzarra quando gli parlano di Juventus. Prima guarda verso il basso con l'auricolare, e quando gli parlano di Juventus ha un attimo in cui solleva gli occhi, guarda l'interlocutore, poi li riabbassa immediatamente e poi aggiunge proprio: sono indiscrezioni giornalistiche. Poi ha un altro tic con un occhio prima di aggiungere: ho un contratto con il Napoli e non c'è niente di nuovo. Quindi queste sono cose, sono piccolezze che, se andate a recuperare l'intervista di Giuntoli, probabilmente noterete anche voi. Ma vogliono dire tutto, vogliono dire niente, le parole di Giuntoli erano ovvie, logiche in quel momento della stagione. Riavvolgiamo un attimo il nastro, arriviamo ieri sera al San Paolo, al Maradona, quando durante la festa scudetto il microfono passa a Giuntoli e pronuncia queste parole in mezzo al prato al fianco di De Laurentiis, in una cornice di tifosi in festa. Dice: ringrazio tutti perché mi hanno cambiato la vita, sono venuti a prendermi da Carpi, mi hanno portato al Napoli e Napoli mi ha cambiato la vita, sarò sempre riconoscente. Volevo ringraziare tutta la famiglia De Laurentiis che mi ha trattato come un figlio. Non vi preoccupate del futuro, sono qui da 8 anni e sento sempre parlare di chi va via e di chi rimane. Nelle mani di De Laurentiis non ci sarà da preoccuparsi, sarà sempre un grande Napoli. Queste parole sono decisamente diverse rispetto a sono indiscrezioni giornalistiche e ho un contratto con il Napoli, non c'è niente di nuovo. In un momento di festa del genere io mi sarei aspettato, in caso di permanenza al 100%, un Giuntoli che va anche a stimolare un popolo che in questo momento sta già festeggiando, dicendo: e questo è solo l'inizio, faremo di meglio. Poi ovviamente ognuno ha il suo modo di essere, magari Giuntoli semplicemente è una persona con i piedi piantati per terra e non vuole alimentare false speranze, può essere benissimo una lettura. Andiamo però anche un po' più nel dettaglio, e cioè prima dell'ingresso di Giuntoli allo stadio, sempre nella cornice di festa dei tifosi napoletani, alcuni tifosi, incontrandolo per strada, lui stava salendo le scale con questa sciarpa del Napoli addosso, i tifosi iniziano a urlare: Giuntoli, uno di noi, non ci lasciare, e mentre scatta diversi selfie in questa appunto onda emotiva dei tifosi del Napoli al suo fianco, non rilascia interviste, non rilascia dichiarazioni, non dice niente, nemmeno un nulla, proprio nulla, silenzio stampa e se ne va. Secondo me, per quello che è il mio modo di interpretare il momento, beh, ci sono delle novità, e spiego anche perché. All'epoca non poteva dirle, adesso sì. All'epoca il Napoli non aveva ancora vinto lo scudetto, ora invece ufficiale, siamo sul fine della stagione, il Napoli non ha più da giocarsi né Coppa Italia né Champions League, mancano 4 partite di campionato, l'obiettivo è già raggiunto, è stato un obiettivo
magico per il Napoli, veramente importantissimo, e quindi Giuntoli in questo momento probabilmente starà ragionando sul suo futuro e magari avrà davvero sulla scrivania questa offerta della Juventus, e ci sono dei colloqui effettivamente con De Laurentiis. Io la interpreto in questo modo, che non significa che comunque Giuntoli andrà alla Juve, o che comunque potrebbe benissimo essere Giuntoli che va in un'altra squadra oltre la Juve. Attenzione, perché il discorso di un Giuntoli che sembra salutare Napoli, il Napoli e la famiglia De Laurentiis, potrebbe benissimo far intendere un Giuntoli pronto a lasciare Napoli per un'altra destinazione diversa dalla Juve. Però dato che la Juventus cerca un DS, dato che comunque si parla di questa chiacchiera, dato che Giuntoli sembra un nome importante sul taccuino della Juve, e dato che sembrano esserci un attimino di novità dal punto di vista del comportamento sicuramente bizzarro, strano di Giuntoli, beh, allora secondo me si può mettere tutto su una riga e pensare che possa essere effettivamente il primo nome che arriverà alla Juventus. Però io vedo un po' troppa gioia in questo momento nei tifosi della Juventus per il nome di Giuntoli. Io stesso sarei contento del suo arrivo, però insomma, è anche giusto mettere un attimo in chiaro le cose, spiegare chi è Giuntoli e fare anche un tuffo nel suo passato per ripercorrere tutte le tappe che l'hanno portato ad essere il direttore sportivo della squadra campione d'Italia dopo 33 anni. Giuntoli arriva a Carpi nel 2009, inizialmente prende il patentino per allenare e poi decide di fare il direttore sportivo. A Carpi diventa vice, dopo pochi mesi invece diventa il capo, quindi il vero e proprio direttore sportivo della squadra, che attualmente militava in Serie D. In 5 stagioni il Carpi fa 4 promozioni di fila, arrivando fino alla Serie A, e ve lo ricorderete perché il Carpi ha giocato in Serie A. Ricorderete anche il celebre schizzo di Allegri a Modena al Braglia, quando si toglie la giacca per quel gol che ormai prendiamo, quell'autogol di Bonucci, quel gol di Lollo, insomma ricorderete benissimo. E tra gli altri giocatori che ha portato a Carpi, Kevin Lasagna, Roberto Inglese, Riccardo Gagliolo, Gaetano Letizia e Jeremy Mbakogu. Sono tutti nomi importantissimi per la storia del Carpi. Io vi dico, io sono emiliano, Carpi ce l'ho a 35-40 km di distanza, è una piccola cittadina, calcisticamente una storia onestissima. Il fatto che siano arrivati in Serie A è stato clamoroso, e sicuramente il fatto che siano arrivati in Serie A grazie anche al lavoro di Giuntoli sicuramente non è stata una coincidenza. Quando persone capaci si mettono a lavorare all'interno di società ambiziose, nascono dei veri e propri miracoli sportivi, perché ripeto, in 5 stagioni 4 promozioni dalla D alla A non è per niente facile. Ricorda circa la storia del Sassuolo, anche Sassuolo è una squadra che ho seguito quando ancora era in Serie B. Ricordo il momento in cui venne promosso in Serie A con Missiroli con la testa fasciata, seguivo la partita in diretta sul telefonino, ero al mare e me la guardavo perché ero molto fan del Sassuolo, mi sarebbe piaciuto vederlo in Serie A, mai avrei immaginato di vederlo in Serie A per così tanti anni, mai avrei immaginato di andare a Reggio Emilia a vedere Sassuolo Juve e vedere la Juve perdere, però fa parte del calcio pure questo, quindi una storia abbastanza simile. Poi nell'estate del 2015 lascia il Carpi per diventare il DS del Napoli. In quel momento il DS del Napoli era Bigon, che lascia la Campania direzione Hellas Verona, poi farà un percorso un po' particolare dopo la retrocessione dell'Hellas. Quel Napoli in quel momento era in Europa League, era appena arrivato quinto, l'anno prima invece era arrivato terzo. Rafa Benitez in quel momento era allenatore e c'erano già Caillon, Higuain, Jorginho, Mertens, Amsic, Insigne, Raul Albiol, Hiller, insomma erano comunque nomi importanti per un Napoli che era abbastanza internazionale. Lo stesso Rafa Benitez comunque era un allenatore in quegli anni ancora di gran fama, tra Liverpool, Inter, una Supercoppa vinta poi anche con il Napoli, quindi era comunque un nome abbastanza importante. I nomi che vi ho fatto erano abbastanza importanti, ma dopo un anno in cui il Napoli arriva in quinta posizione, quindi magari non mantenendo più quelle aspettative e dove forse si era andati anche un pochino troppo oltre dal punto di vista di contratti rispetto a quello che voleva fare il Napoli decide di cambiare tutto, cambia direttore sportivo e appunto cambia anche allenatore, perché nel momento in cui arriva Giuntoli a Napoli in quell'estate cambia anche l'allenatore. E questo è qualcosa da non sottovalutare, anche se mi sembra anche abbastanza logico che nel momento in cui cambia direttore sportivo e quindi la società intraprende un nuovo progetto sportivo, anche l'allenatore, se non viene ritenuto adeguato al nuovo progetto sportivo, deve fare le valigie e salutare. Quindi il Napoli cambia allenatore e sceglie Sarri nella stessa estate in cui arriva Giuntoli.
Le ufficialità però sono strane, perché l'11 giugno viene ufficializzato Sarri, mentre il 15 giugno viene ufficializzato Giuntoli. E quindi, secondo il ragionamento che abbiamo fatto, prima è stato ufficializzato l'allenatore e poi il direttore sportivo. E quindi che senso ha, per tornare a uno dei tanti discorsi che si stanno facendo nella community juventina in questo momento? Ho trovato questo articolo, voglio mettervelo qua. Intanto dice: niente più internazionalizzazione, ma un progetto che affonda le sue radici nella provincia vincente. Infatti il nome di Sarri parte proprio da lì. Però attenzione, perché nella stessa giornata la situazione era già stata definita con Cristiano Giuntoli, che aveva raggiunto Roma nella sede della Filmauro di De Laurentiis in mattinata, e dove poi aveva salutato per tornare a Carpi e liberarsi dal club emiliano e cominciare così ufficialmente ad agire da direttore sportivo del Napoli. Invece in serata era arrivato pure Sarri per discutere alcuni aspetti legati al contratto, legati al mercato, eccetera, eccetera. Quindi che cosa succede? Che praticamente De Laurentiis porta avanti questa doppia trama dove già tutto è definito per Giuntoli, ma la firma poi arriverà il 15 di giugno, invece per Sarri erano ancora un po' più indietro, dovevano ancora parlarsi, trovano probabilmente in questa giornata l'accordo, Sarri viene ufficializzato prima di Giuntoli, ma in realtà il progetto sportivo era già stato condiviso tra De Laurentiis e Giuntoli, che è dovuto andare a Carpi per liberarsi dal legame che aveva con il club emiliano. Praticamente un po' quello che sta succedendo adesso, no? Magari Giuntoli sta parlando con un'altra società, sta iniziando a programmare un nuovo progetto sportivo, buttare giù delle linee guida per poi liberarsi dalla società e iniziare effettivamente a lavorare come direttore sportivo di un'altra squadra. Ripeto, magari la Juve, magari un'altra, però secondo me qualcosa si sta muovendo, probabilmente dopo 8 anni e dopo uno scudetto, che quindi è veramente un traguardo importantissimo, se dovessero aprirsi altre prospettive di carriera per Giuntoli, secondo me potrebbe pensarci, e secondo me pensare di riportare la Juventus alla squadra che possa tornare a vincere lo scudetto, beh, è una sfida molto molto allettante, secondo me, è una sfida molto interessante che Giuntoli potrebbe prendere in considerazione dopo aver appunto completato un percorso molto importante. Ma cerchiamo anche di parlare dei mercati, no? Voglio cercare di ragionare insieme a voi su quelli che sono stati questi 8 anni di Giuntoli al Napoli, per farvi capire che sì, ci sono stati comunque punti alti, come abbiamo visto lo scudetto quest'anno, ma anche comunque punti abbastanza bassi. Proprio non aspettiamoci un supereroe, ecco, non aspettiamoci che Giuntoli arrivi e vada a cambiare qualsiasi cosa nella Juventus, però ci sono delle cose secondo me molto positive da prendere in considerazione e da sottolineare. Infatti il primo mercato, che cosa succede? Si cambia allenatore, si saluta Benitez, si prende Sarri, quindi la provincia che comunque aveva meritato di arrivare in una squadra importante. Escono Colombo e Anduar, in quegli anni lì c'erano stati problemi sui portieri, poi ne parleremo. Arrivano Britos, salutano Colombo, Anduar, Britos, Gargano, Hiller, Zapata e Zuniga. Entra Pepe Reina, che era già stato a Napoli, in quella stagione era stato in prestito al Bayern Monaco dal Liverpool, dato che il Napoli aveva avuto problemi col portiere, si va sull'usato sicuro. Arriva Chiriches, arriva Isai, arriva Allan, arriva Valdifiori, arriva Regini e arriva Grassi. Vi metto insieme anche il mercato di gennaio, infatti Regini e Grassi sono arrivati poi a gennaio, perché sennò stiamo qua un anno intero. Quindi un mercato non faraonico, non sfavillante, si cambia allenatore, si cambia anche filosofia, quindi via alcuni giocatori magari come Hiller, Zuniga, Britos, Gargano, che erano stati nomi importanti ma magari non più utile alla causa. E dato che c'è un'influenza, tra virgolette, di Sarri, che vuole tornare ad allenare giocatori come magari Isai o Valdifiori, si vanno a prendere quei giocatori lì su richiesta dell'allenatore. Quindi non un mercato di chissà che tipo, ma il Napoli, dopo il quinto posto dell'anno prima, nonostante una squadra magari anche ridimensionata, dato che è cambiato progetto tecnico, arriva secondo grazie a tutto il lavoro che ha svolto Maurizio Sarri. Quindi sicuramente una buona prima stagione per il Napoli, che migliora sensibilmente il piazzamento dell'anno precedente. Il secondo mercato, fuori Higuaín, fuori lo stesso Valdifiori che era arrivato, fuori Grassi e Regini che erano arrivato, fuori David Lopez, fuori Gabbiadini, dentro Maximovic, Tonelli, Diawara, Giaccherini, Rog, Zielinski, Milik e Pavoletti. Anche qua, se dobbiamo parlare di un mercato faraonico, beh, stiamo sicuramente sbagliando. Anzi, è stato probabilmente un brutto mercato, ma con una volontà, quella del Napoli, di cercare di alleggerire il bilancio e di ripartire dalla crescita, dalla valorizzazione dei giocatori al di là dei nomi. Perché, ripeto,
esce uno come Higuain e magari entra Milik, no? Capite la differenza? Milik, che aveva giocato soltanto nell'Ajax fino a quel punto, non era stato valorizzato. Higuain lo vanno a prendere dal Real come già un giocatore, non dico fatto e finito, ma comunque completo. Quindi il Napoli cambia filosofia completamente. Via i nomi, via quello che era stato magari anche il recente passato, dentro la valorizzazione, dentro il lavoro, dentro un allenatore come Sarri in grado di far crescere i giocatori all'interno di un sistema di gioco consolidato. E il Napoli l'anno prima secondo con Sarri e anche quest'anno terzo con Sarri. E poi c'è il terzo mercato. Out Pavoletti, out Strinic, out Maximovic, out Giaccherini, dentro Mario Rui e Unas. Stop. Mercato povero. Praticamente sono rimasti immobili. Ancora una volta si è dato un'occhiata ai conti. Ancora una volta ci si è contenuti in chiave mercato, perché non si poteva magari fare di più, o non si voleva fare di più, o si stava preparando qualcosa. Pure ancora una volta, sempre con Maurizio Sarri in panchina, il Napoli arriva secondo in classifica. Quindi, nonostante tre mercati di non altissimo livello, il Napoli ha fatto secondo, terzo, secondo, grazie alla valorizzazione e grazie al risparmio che è riuscito a generare rispetto al recente passato. Quindi questo è molto importante, perché la Juventus sta cercando di inseguire una sorta di ideale simile. Il quarto mercato, si cambia l'allenatore. Fuori Sarri, che va al Chelsea, dentro Ancelotti. Tra l'altro nome a sorpresissima, in quel momento sembrava assurdo, io me lo ricordo bene. Escono Reina, Maggio, Tonelli, Jorginho, Amsic, vera e propria figura assurda del Napoli di quegli anni, innamoratissimo di Amsic, era il mio uomo al fantacalcio, e Rog, dentro Meret, Carnesi, Sospina, proprio un fatto lì di portieri, Malquit, Ruiz, Fabian Ruiz e Simone Verdi. Cambia quindi il mister, cambiano tanto i giocatori, anche se anche qui senza spendere grossi budget, e il Napoli ancora una volta, nonostante il cambio in panchina, il cambio anche abbastanza cospicuo di giocatori, rimane al secondo posto in classifica. Quindi il Napoli, che da quando è arrivato appunto Giuntoli, che aveva preso in mano un Napoli che era arrivato in quinta posizione in Serie A, hanno fatto secondo, terzo, secondo, secondo, con due allenatori, quindi sicuramente dei risultati di alto livello. E il quinto mercato, siamo nel 2019-2020, Ancelotti fino alla quindicesima giornata e poi un esonero, il primo e unico esonero fino adesso di Giuntoli nel Napoli, che viene sostituito appunto Ancelotti da Gattuso. Tra l'altro poi ci sono stati dei problemi tra i due, che sono sempre stati molto uniti da questo legame anche legato appunto del Milan, poi c'è stato questo litigio. Gattuso termina la stagione, out Arul Albiol, Kirikes, Diawara, Ounas, Verdi, e dentro Di Lorenzo, Manolas, Elmas, Fernando Llorente, Lozano, Demme, Lobotka e Politano. Attenzione, perché qua il Napoli inizia a investire cifre importanti con Ancelotti in panchina, perché questo mercato è stato fatto con Ancelotti in panchina a gennaio, in estate. Poi a gennaio è arrivato tipo Lobotka e Politano, ed Emme sono stati acquistati questi giocatori, ma già in estate il Napoli inizia a spendere dei soldi, più di 100 milioni spesi in totale sul mercato in quell'annata. E attenzione, perché sono nomi che conosciamo bene anche oggi, una sorta di spina dorsale dello scudetto. Questo è stato l'unico vero grande mercato che abbiamo visto fino adesso, grande nel senso di spesa, perché fino a quel momento ci si era un po' arrangiati, si era inventato. A fine anno il Napoli arriverà settimo, quindi indice che non è quanto spendi in estate, il mercato che fai a seconda di quanti milioni tiri fuori, ma come lo fai, perché gli anni precedenti abbiamo visto un mercato più povero e i risultati erano stati migliori. Quest'anno invece si cambiano tanti giocatori, e probabilmente anche il fatto di cambiare tanti giocatori è andato a influire. Non è solo stato questo il problema, ovviamente, perché poi c'è stato anche un cambio in panchina, ma arrivano settimi. Quest'annata però vincono un trofeo, cosa che era mancato fino a quel momento con Sarri e con Ancelotti, perché Gattuso arriva a portare a casa la Coppa Italia. La ricorderete benissimo, perché è stata una finale vinta proprio contro la Juventus in periodo Covid, decisa ai calci di rigore, con Milik che segna il rigore decisivo, sempre con il saltello come abbiamo visto fare a Bologna, però spiazza Buffon e regala la Coppa Italia al Napoli e a Gattuso, che appunto Giuntolini va a festeggiare il suo primo trofeo da direttore sportivo del Napoli. Quindi è abbastanza bizzarro, perché fino a questo momento il Napoli aveva speso poco, era andato molto bene in stagione ma non aveva mai vinto niente. In questo mercato invece spende tanto, va male in stagione, ma alla fine comunque un trofeo lo porta a casa. Calcio veramente, quindi Allegri l'ha inventato il diavolo. Voglio fare un parallelismo però tra quest'annata del Napoli e la prima Juve di Marotta, che va a prendere Barzagli, Pepe, Giaccherini,
Matri, Quagliarella, inserisce Marchisio quasi completamente, si era creata una vera e propria spina dorsale. In quel momento non lo potevamo sapere, il Napoli era arrivato settimo, la Juve era arrivata settima, eppure nonostante questo, quegli innesti lì, qualche anno dopo nel caso del Napoli e l'anno dopo nel caso della Juventus, si riveleranno decisivi per vincere uno scudetto. Quindi è anche questo il bello del calcio, una sorta di lungimiranza. Sesto mercato, fuori Allan, Caillon, Karnesis, Milik, Llorente, Malquit, dentro Rachmani, Osimhen, Petagna e Bakayoko in prestito. Che qui non il mercato più bello del mondo, dopo aver speso quest'anno invece stanno un po' più contenuti, tranne su un unico grande colpo, Osimhen. Sappiamo poi che ci sono anche qua delle cose legate appunto a scambi, valutazioni elevate di giocatori, vedremo che cosa succederà lato Juve e anche lato Napoli, perché anche qui si sta indagando. Comunque fuori alcuni nomi importanti del passato e dentro appunto un giocatore giovane come Osimhen, che abbiamo visto è stato un mattatore incredibile in questa stagione, giocatore che è diventato veramente meraviglioso grazie all'ottimo lavoro svolto da Luciano Spalletti. Ancora qua siamo con Gattuso in panchina, ovviamente, e alla fine ricorderete tutti come finisce questo campionato, perché il Napoli arriva quinto all'ultima giornata suicidandosi a Verona con l'Hellas, mentre la Juventus, grazie alla vittoria contro il Bologna, la Juventus di Pirlo, si porta in Champions proprio scavalcando il Napoli l'ultima giornata, quando sembrava il Napoli la squadra forse più sicura di arrivare in Champions, dato che Juventus e Milan, la Juventus partiva dietro, il Milan aveva una partita difficile a Bergamo con l'Atalanta. E alla fine cosa succede? È il Napoli che rimane fuori. E quindi, per Giuntoli, la prima non qualificazione alla Champions League. E allora cosa succede? Si cambia nuovamente, fuori Gattuso, dentro Spalletti. Vedete, ci sono dei mini cicli comunque. Si arriva, si sceglie un allenatore, è stato Sarri, si è fatta la squadra su quelle facoltà lì, poi arriva Ancelotti che comunque fa una buona stagione, arriva secondo, si inizia a spendere su Ancelotti, poi ci sono dei dubbi su Ancelotti, si è costretti a cambiare in corsa perché comunque nel calcio anche questo succede, si va su Gattuso che non riporta comunque quello che ci si aspettava, quindi un settimo posto e un quinto posto, e si cambia nuovamente, nuovo ciclo, questa volta con Spalletti, e come abbiamo visto quando arriva un nuovo allenatore inizia a cambiare qualcosina, quindi fuori Isai, fuori Maximovic, fuori Bakayoko che non viene riscattato, fuori Manolas, ma alla fine a Spalletti non si compra tanto, però si compra bene un Jesus che non sembrava poter essere un giocatore affidabile, invece si dimostrerà affidabilissimo come sorta di rotazione a Rachmani e in quella situazione lì ancora Koulibaly, e soprattutto arriva Zambo Anguissa, che è un colpo veramente importante. Cambia il mister, però il mercato, sì, qualcosina esce, pochissimo entra, ma il mercato è povero e cambia in realtà poco, forse pochissimo, ma ancora una volta c'è questa legge, no? Quando il Napoli fa un mercato un po' più ristretto, poi fa un buon campionato, anzi un ottimo campionato, poi molla a gennaio, anche complice la Coppa d'Africa. Io ricordo bene che l'assenza di Koulibaly ha complicato in un poco i piani del Napoli l'anno scorso, il Napoli inizia a perdere dei punti importanti, però alla fine comunque arriva terzo e si qualifica alla Champions League, quindi risultato di tutto rispetto rispetto alle ultime due stagioni, quindi capirete anche voi che potevano essere soddisfatti. E poi c'è l'ottavo mercato di Giuntoli col Napoli, che non sto a elencarvi perché è l'ultimo, quello che è stato fatto, fuori Insigne, fuori Mertens, fuori Koulibaly, dentro Kvara, sapete tutto, dai, ormai sapete tutto, siete bravi, potete andarvelo a vedere anche voi. E quello è stato un mercato veramente all'insegna del nuovo che avanza, del vecchio che saluta, nella volontà di aprire un ciclo, nella volontà di massimizzare il calciatore, di valorizzare il calciatore attraverso un sistema di gioco. Perché attenzione, Giuntoli nella sua avventura a Napoli è andato su profili diversi, subito ha scelto Sarri proprio perché il Napoli probabilmente in quel momento aveva necessità di alleggerire un pochino quelli che erano i costi di gestione e quindi procurarsi, crearsi all'interno dei giocatori di valore magari da poi rivendere o cercare di semplicemente vendere a grosse cifre, come poi è stato appunto Higuain alla Juventus. Cambiato Sarri, si è andato su un profilo completamente diverso, come Ancelotti, un gestore, anche un allenatore vecchia scuola, un allenatore che abbiamo visto con Real, quando è in mano una squadra di un certo tipo fa veramente, ma veramente, veramente bene, dove al Napoli non si è trovato completamente a suo agio, forse perché non si era andati esattamente nella direzione di quel progetto sportivo. Secondo me questo dovrebbe far molto riflettere, ragionare, perché quando si parla di Allegri, ragazzi,
Io tante volte leggo come pensi di poter vincere con Allegri in panchina. È impossibile vincere con Allegri. Ma ragazzi, ma noi abbiamo vinto tantissimo con Allegri. Se poi mi andate a dire oggi la Juve con Allegri, allora io sono d'accordo con voi. Io ho dei dubbi sul fatto che Allegri, anzi, sono praticamente certo che Allegri non sia l'allenatore giusto per il nuovo progetto che la Juventus ci sta mostrando e ci sta dicendo voler intraprendere. Perché se vogliamo andare a creare valore attraverso la valorizzazione dei giocatori, non è Allegri. Allegri ha bisogno di giocatori già massimizzati. Non dico che sia come Ancelotti, perché non è vero, ma sicuramente la categoria di allenatore è quella lì, un po' come Mourinho. Sono gli allenatori cosiddetti gestori, non sono allenatori che valorizzano i giocatori che hanno a disposizione, sono allenatori che gestiscono meglio i gruppi, che magari creano delle partite un po' più tattiche, un po' più bloccate anche da questo punto di vista. Ripeto, non sto dicendo che il calcio di Mourinho, il calcio di Allegri, il calcio di Ancelotti siano identici, non sto dicendo questo. Sicuramente la categoria di allenatori invece è un pochino quella lì, quindi si passa da Sarri ad Ancelotti e poi si va sull'emergente, su Gattuso, un po' parallelismo con quello che è stato Pirlo alla Juventus, per poi andare su Spalletti, che se vogliamo è molto simile a Sarri da questo punto di vista, un allenatore vecchia scuola, sicuramente un uomo di altri tempi, che però è rimasto aggiornato, che comunque ha fatto esperienza all'estero, ha visto anche altre dinamiche e che lavora molto con i calciatori nel quotidiano. Quindi Giuntoli insieme a De Laurentiis e al Napoli comunque si è tolto delle soddisfazioni, ha passato periodi abbastanza anche brutti, perché un settimo posto, un quinto posto magari non se li aspettavano in quel momento lì. Col Carpi è stato fatto un lavoro magnifico e sicuramente anche col Napoli, mettendo tutto insieme, se dobbiamo ragionare dal punto di vista economico, secondo me Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro, arrivando a ridurre dei costi di gestione importanti e arrivando pian pianino a costruire, anche l'abbiamo visto, magari con 2-3 campagne acquiste in anticipo, quella che è diventata poi la spina dorsale di un Napoli campione d'Italia, forse secondo me anche in maniera inaspettata per lo stesso Giuntoli. Non credo che quest'estate abbia fatto il mercato dicendo vinciamo lo scudetto. Poi il calcio è in grado di regalare anche queste storie, perché il lavoro alla fine paga, è inutile girarci intorno. Però magari tanti giocatori che erano arrivati 2 anni e mezzo fa, quando si arrivava a quinti o settimi, si diceva dove vogliamo andare con questo qua, che cosa ce ne facciamo di questo qua, che è un po' quello che io leggo in continuazione con Locatelli. Tante volte Locatelli viene preso in mira, lo stesso Vlahovic, cioè, sono giocatori che non possono essere battezzati soltanto in questo contesto all'interno della Juventus, ovviamente devono essere battezzati anche in altri contesti, secondo me, poi è la mia umile opinione. Quindi bene o male Giuntoli ci ha dimostrato di poter lavorare su più profili, su più modi, ma ci ha anche dimostrato che quando poi è andato a fare quel passo in più rispetto al costruiamoci in casa qualche cosina, ha fatto un po' più di fatica e magari quando sono stati spesi un po' più di soldi non sono arrivati esattamente i risultati che si sperava. Poi ovviamente non è che è colpa di Giuntoli, cioè ci sono mille variabili come sempre, però questo è quello che emerge dall'analisi di questi 8 anni di Giuntoli a Napoli come direttore sportivo, tra scelte degli allenatori e scelte in base ovviamente di calciomercato, che saranno state sicuramente condivise con gli allenatori. Quindi, morale della favola, io mi aspetto che Giuntoli lasci Napoli. Giunti a questo punto, Giuntoli lascerà Napoli. Non so se direzione Torino, forse sì, immagino di sì. Penso proprio di sì, vi ho anche spiegato perché, secondo me ci sono state un po' di letture del viso, di tic del corpo che sono andati in questa direzione qui, e sicuramente per il tipo di progetto che ha in mente la Juventus, quindi cercare di mantenersi competitivi e provare comunque a vincere qualcosa senza bisogno di andare comunque sempre a fare il colpo con il nome, andare 6-7 milioni di euro all'anno a tutti i giocatori, no, abbiamo anche dei giocatori interni che vengono dalla next gen, abbiamo bisogno di valorizzare determinati giocatori che abbiamo già in rosa della prima squadra, che abbiamo in rampa di lancio next gen, che possiamo magari acquistare sul mercato, e in un momento così difficile come sta attraversando la Juve anche fuori dal campo, non essere costretti al 100% ad andare sul mercato. Quindi vi dico, se questa è l'idea della Juventus, e mi pare di capire di sì, Giuntoli è l'uomo giusto in questo momento con il quale creare un nuovo progetto sportivo, che secondo me deve ricominciare da un nome diverso da quello di Massimiliano Allegri. E secondo me la Juve sta andando in questa direzione, vedremo che cosa succederà, chi vivrà vedrà, però
vi ho già spiegato in più di un'occasione perché secondo me accadrà proprio questo.